torna subito qui! Sir Caccia dei Cacciotti, per caso ha visto Honey? Mi dispiace, Chelsea. Ero un po' distratto. Honey! Va tutto bene. Barbie, che cos'era quel rumore? Non ne sono sicura, ma penso che potrebbe essere... Un mostro! Un mostro? Coraggio, fragolorsi, non ci sono mostri a Dolcittà. Che cosa sta succedendo al castello? Questo rumore è così potente che lo sta facendo cadere a pezzi. Se è un mostro, è decisamente molto maleducato. Non può essere davvero un mostro. O mi sbaglio, Barbie? No, ma dobbiamo scoprire di cosa si tratta. Prima che non resti più niente del castello candito. Coraggio, amici! Andiamo a risolvere questo mistero. Tenete gli occhi aperti e cerchiamo di capire cosa sta provocando questo rumore. Come facciamo a cercarlo se non sappiamo neanche com'è fatto? Io direi che dobbiamo cercare qualcosa di molto mostruoso. Questo sì che è un rumore mostruoso! È vicino! Che c'è? Ne abbiamo portata abbastanza per tutti! Guardate! È caduto un pezzo del ponte! Abbandonate la nave! Oppure potremmo girarli intorno. Oh, giusto. Ok, faremo il resto della strada a piedi. Mi chiedo se la cosa che sta facendo quel rumore sia un... mostro! Continuo a pensare che non sia un mostro. Ma credo che ci stiamo avvicinando. Il rumore viene da quella parte. Siete pronti a scoprire cos'è? Io ho una lezione di bowling. Noi siamo in ritardo per il pisolino. La mia altalena è rotta, va su ma non torna giù, la devo aggiustare. Sul serio, amici? Solo perché non sappiamo cosa sia, non significa che sia pericoloso. Se c'è qualcuno curioso di scoprirlo, faccia un passo avanti. Sembra che siamo rimaste solo noi due, Chelsea. Già. In qualità di sceriffo di Dolcittà, vi nomino entrambi vice sceriffo. Forza, andate subito ad arrestare quel mostro. Wow, questo rumore è molto vicino. Viene dal giardino dei Lecca Lecca. Oh? Chelsea, stai bene? No, non sto bene. Ho paura. Voglio svelarti un segreto. Sai, a volte anch'io ho paura. Adesso hai paura? Forse un pochino. Mi sembri così coraggiosa. Come fai? Perché so che molte volte ciò di cui ho paura nella mia immaginazione è peggiore di quello che è nella realtà. E devi credermi, Chelsea, nessuno ha un'immaginazione così vivida come la tua. Aspetta, so cosa potrebbe essere. Ciliegio! Che cosa fate? Ciao, Barbie dolce giravolta. Ciao, Chelsea. Siamo felici di sapere che siete voi. Credevamo che si trattasse di un mostro. No, io e mio fratello stiamo suonando un nuovo strumento. Non ci sono mostri qui. Voi siete il mostro. Voglio dire, non siete davvero il mostro, ma questo è il rumore che abbiamo sentito in tutta Dolcittà. Oh no, ci dispiace molto, ma siamo d'accordo con te, il rumore è mostruoso. Non riusciamo a farlo suonare come si deve. Penso di sapere il perché. Credo sia caduto a questo pezzo. Era questo strumento la causa di quel rumore mostruoso? Ma adesso è tutto a posto! È un suono bellissimo! Ottimo lavoro, vice sceriffi! Avete risolto il mistero! È bastato un po' di coraggio! A nome di tutta Dolcittà, è un onore per me conferire la medaglia al coraggio a Barbie dolce giravolta, Chelsea e Honey!
per aver trovato il mostro, che non era davvero un mostro. Chelsea, mi avete sentita cantare? Oh, sì! E mi ha fatto sentire così felice! Ciao a tutte! Barbie, regina arcobaleno! Principessa arcobaleno? Chelsea, che tempismo perfetto! Sto organizzando un concerto reale per il Consiglio delle Nuvole e vorrei aggiungere qualcosa per il gran finale. Qualcosa di davvero speciale. Non aggiungere altro! Chelsea è perfetta per il gran finale! Ottima idea, Principessa Arancione! Che ne pensi, Chelsea? Io? So che a te piace cantare. Sì, forse potrai farlo. Voi canterete con me? Oh, no! Noi balleremo. Barbie Regina Arcobaleno ci ha insegnato alcuni passi ispirati alle nuvole. E... 5, 6, 7, 8! Ta-da! Forse dovreste esercitarvi ancora. Ora capisci perché ci servi per il gran finale, Chelsea? Sì, anche se... Eccomi qui, sono il Principe Notto! Siete pronte a rimanere incantate dalla mia esibizione al concerto reale? Ciao, Notto! Ti esibirai anche tu? Ma certo! Perché non dovrei? Vi presento la mia ultimissima invenzione, la Notto Band! Ti esibirai dopo le principesse e prima di Chelsea. Ok, devo andare a controllare il palco. Sarà uno spettacolo fantastico. Stanotte nascerà una grande stella della musica. Parla di me. Ci vediamo più tardi. Qualcosa non va, Chelsea? Credo di essere un po' nervosa. Non sono sicura di saper cantare davanti a così tanta gente. Forse i pesci canterini sapranno darti un consiglio. Ma certo, loro cantano di fronte a chiunque. Blu e viola, porteremo Chelsea dai pesci canterini. Rossa, verde, gialla e rosa, ci rivediamo dopo a palazzo. Pesci canterini, la nostra amica Chelsea ha una domanda per voi. Ciao, mi chiedevo se aveste qualche consiglio per cantare su un palcoscenico di fronte a tantissime persone. Tu canta come se fossi sola, canta con passione, come se... Giovanni! Oh no, non avevano finito. Canta con passione come se cosa? La tua voce fosse un'aiuola. Non credo che fosse quello che volevano dire. Ma vi ringrazio per aver cercato di aiutarmi. Beh, di sicuro hanno detto canta come se fossi sola. Questo sembra un buon consiglio. Ha ragione. È vero. Ma sono sicura di sapere come fare. Puoi farcela, Chelsea. Ora dobbiamo andare a provare il nostro balletto. Ciao, ciao Chelsea! Honey, devo dire la verità a Barbie. Non credo di essere pronta per questo. Sono contenta che tu sia nello spettacolo. La tua voce riempirà le nuvole di gioia. Tu lo pensi veramente? Ho mai sbagliato? Non rispondere. Certo che lo penso. Quindi sta tranquilla, Chelsea. Grazie! Brave! Sono state brave. Ok, ora tocca a Notto. Preparati, sei la prossima. Sì, ma... Barbie! Fate un applauso alle giovani principesse arcobaleno! E ora... una musica che di certo solleticherà i vostri timpani. Il Principe Notto e la sua personale Notto Band. Grazie, Barbie Regina Arcobaleno. Consiglio delle nuvole, preparatevi a essere stupiti. Di proposito! Meglio così! Bene, ok, allora adesso è il momento del gran finale! Oh, fantastico! Che bello! Sei pronta, Chelsea? Mi dispiace, Barbie. Non credo di poterlo fare. Voglio dire, e se a loro non piacesse come canto? Chelsea, non ti preoccupare di piacere a loro. Pensa solo a divertirti. Ti piace cantare? Più di qualsiasi altra cosa. Allora è solo questo che devi fare.
L'unica persona che devi rendere felice. Va là fuori e canta con il cuore. Canta forte e con passione, come se fossi sola sul palcoscenico. I sing my song all day long to anyone who listens to me. And if you'd like to sing along, I sure would like the company. It's a simple tune, hard to ruin, and there's a part for everyone. You'll be glad that you got in on the fun. Everybody sing it. Sing, 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 sing the sing-along, my sing-along song. Sing, sing, sing my sing-along song. Come sing it with me. Sing, 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 sing my sing-along song. Sing, sing, sing my sing-along song. Bravissima! Bellissima canzone! Che passione! C'è la limonata, ma non esagerare, perché tra pochi istanti entriamo nel regno delle caramelle! Caspita, che cosa sta succedendo? Oggi c'è la festa delle novità del nostro regno! Dove possiamo mettere in mostra le nostre creazioni più recenti! E dove possono partecipare tutti! Devo scappare, è dall'altra parte del fiume! Aspetta, dove? Nei giardini dei Lecca Lecca, ovviamente! Barbie! Ciao, Honey! Ciao, Chelsea! Fatina dello zucchero filato, vieni presto! Il ponte caramelloso è crollato! Dal ponte non si può arrivare nei giardini dei Lecca Lecca! Allora questo significa che non potrà esserci nessuna festa delle novità! Ci vorranno giorni per ricostruire il ponte! Serve un'idea originale per risolvere il problema. Ne avete qualcuna? No! Io ho una grande idea! Aspetta, ma tu non sei... Capitan Snickerdoodle, da tempo residente nel regno delle caramelle. Io so come possiamo fare ad attraversare il fiume. Sarà sufficiente bere tutta la limonata e poi andare sull'altra riva. Purtroppo quella limonata è troppa per gli abitanti del paese, ma era una buona idea. Mi fa male il pancino! Tu non sei Capitan Snickerdoodle! Sono il principe di Notto! E sono stato io a distruggere il ponte! Oh! Infatti volevo sabotare la festa delle novità per sempre! Principe di Notto, ci spieghi perché non vuoi che si tenga la festa delle novità? Perché... che succederà se prendessero in giro le mie invenzioni? So bene quello che si prova. Una volta ho fatto i cupcake per una festa e mi sono venuti pieni di grumi. Ah! La tua non è la stessa cosa! Com'è andata? Hanno detto tutti che erano buonissimi! Mi hai appena fatto venire in mente un'idea! È idea deliziastica, Fatina dello zucchero filato! Ti ringrazio! Le idee nascono da uno spunto qualsiasi, ma soprattutto da chiunque di noi. In realtà non esistono idee veramente cattive. Ma se poi non dovesse funzionare? Ci saremmo divertiti! Chi vuole essere il primo a provare il cupcake elastico? Dai, puoi farcela! Sono nel giardino dei Lecca Lecca! Funziona! Torna presto a trovarci! Contaci! Ciao a tutti, Marshmallow! Ciao, Orsetti! Ciao, Coniglio! Arrivederci! Ciao, Principe di Notto! Fate sogni dolci!